velocità per gli ultra addetti ai lavori, però per voi non spostano la sostanza. Quindi gli argomenti che ho trattato gli anni scorsi, sono comprato le vostre sbobinature, sono andato a vedere che cosa era stato detto, ragazzi non c'è altro modo, però io conosco solo quello, e per l'argomento, gli argomenti che avevo già trattato gli anni scorsi, diciamo che è stato fatto un bel lavoro, perlomeno è abbastanza fedele rispetto a quello che ho detto. Invece ho visto che c'erano altri argomenti importanti della neonatologia che vengono trattati con un approccio ovviamente un po' datato, perché chi ha fatto queste lezioni prima di me ovviamente ha dato la sua impronta e poi i temi non sono più stati aggiornati. Per cui in realtà oggi io vi parlerò di temi legati all'insufficienza respiratoria, principalmente nel neonato pretermine, e poi secondariamente c'è altri due tipiche insufficienza respiratoria del neonato, però queste sono più tipiche del neonato a termine o comunque del neonato late preterm. Poi io avrò con voi altre 3 ore di lezione verso fine aprile e lì credo che parlerò ancora di altri argomenti tipo insufficienza respiratoria, però se qualcuno di voi ha delle predilezioni, volete che io tratti un tema anziché un altro, a me piace questo tipo di interazione, la mia mail è molto facile, carlo.dani@unfi.it, me lo scrivete, se poi le vostre proposte mi piaceranno bene, se no farò quel che voglio, no, insomma, in linea di massima se un argomento è interessante, se un argomento vasto che possa interessare ovviamente più persone, certamente farò in modo di, anche perché ho 3 ore quel giorno lì, quindi in teoria possiamo parlare di tante cose. Allora, il tema iniziale di oggi, che è poi il fulcro del discorso, è la sindrome da distress respiratorio nel neonato prematuro. A me prematuro non piace, anche se l'ho scritto, mi piace di più pretermine, mi sembra che suoni meglio. Sappiate che di base è pretermine colui quale nasce prima della 37esima settimana gestazionale, e segnatevi fin d'ora che invece viene considerato un late preterm, cioè un pretermine tardivo, colui il quale nasce dalla 34esima settimana più 0 giorni di gestazione fino alla 36esima più 6 giorni, 34 più 0 trattino 36 più 6. I late preterm, è importante che vi ricordiate, è importante se farete i pediatri o ancora più se farete i neonatologi, comunque dal punto di vista culturale è importante che fin d'ora vi fissiate questo modello di definizione, perché poi ci ritorneremo nelle patologie successive. Allora, questa è l'outline del nostro interloquire di oggi. Partiamo dall'epidemiologia. In queste slide vedete nella colonna centrale, center, sono i dati del mio centro, cioè io dirigo la terapia intensiva neonatale di Careggi. E invece i dati sulla colonna di destra sono i dati di un network internazionale a cui noi aderiamo, con l'obiettivo di fare un confronto tra gli outcome dei nostri neonati e quelli del resto del mondo, perché se no tu non puoi mai capire qual è il livello qualitativo che stai dando ai tuoi pazienti. Per quello, se notate, i numeri sono piccolissimi, perché sono numeri del 2011, invece quelli del mio centro sono molto più grandi, quelli del network. Perché vi porto questa slide? Per farvi vedere come in un neonato, guardate GA category, cioè categoria gestational age, la prima colonna, neonato di età gestazionale inferiore a 24 settimane, 100% di RDS, RDS è la sigla, respiratory distress syndrome. Se voi invece aumentate l'età gestazionale da 24 a 26, vedete che scende di un po', ma siamo sempre molto alti, 95,8. I numeri sono abbastanza simili a quelli del network internazionale, perché le differenze si spiegano col fatto che nel mio centro ho pochi bambini e quindi ci sono più escursioni di età gestazionale e di percentuale. Cosa vi dovete portare a casa? Che ovviamente l'RDS
è una complicanza tanto più frequente quanto più bassa è l'età gestazionale, e non potrebbe essere altrimenti. Quanto più io sono prematuro, tanto più avrò un rischio di sviluppare questa forma di insufficienza respiratoria. Un altro termine con cui è necessario che il futuro neonatologo, meno il futuro pediatra, tutti gli altri no, entrino in confidenza, è il termine broncodisplasia polmonare, la sigla è BPD. Gli inglesi utilizzano in modo abbastanza intercambiabile il termine bronchopulmonary dysplasia, cioè BPD, oppure chronic lung disease, come vedete nella terza riga della figura che vi ho riportato. Che cos'è la broncodisplasia? È una patologia polmonare cronica che è il risultato di una serie di più fattori, che sono l'età gestazionale, più bassa è, maggiore il rischio di BPD, ma anche la ventilazione meccanica secondaria o il supporto respiratorio secondario ad aver avuto un RDS, ma anche le infezioni polmonari associate ad esempio alla presenza di un tubo endotracheale che io devo mettere per ventilare meccanicamente questi pazienti, ma anche lo stress ossidativo che questi pazienti non tollerano, perché vengono alla luce e non sono abituati a sopportare nemmeno una concentrazione di ossigeno del 21%, che è quella che noi stiamo respirando in questa aria, in questa aula, e aria buona, permettendo, non è del tutto scontato. Perché è importante riportare la BPD quando si parla di RDS? Perché la BPD può essere un continuum di chi fa l'RDS, e ve l'ho riportata per dirvi che anche questo tipo di complicanza, come tutte le complicanze della prematurità, di fatto ha una frequenza che è inversamente proporzionale all'età gestazionale. Più piccola l'età gestazionale, maggiore la frequenza. Il termine any ventilation vuol dire che quanti di questi pazienti che fanno l'RDS hanno bisogno di ventilazione meccanica? Any ventilation vuol dire qualsiasi tipo di ventilazione, perché poi alla fine di questo argomento vedrete che ci sono diversi approcci di supporto respiratorio per questi neonati, e quando io parlo di any ventilation intendo qualsiasi tipo di ventilazione meccanica con intubazione. Anche in questo caso, siccome l'RDS è più frequente alle bassissime età gestazionali, anche la ventilazione meccanica sarà più frequente alle bassissime età gestazionali. Ed essendo che la ventilazione meccanica è un fattore di rischio per lo sviluppo della broncodisplasia, ne consegue che, come vi ho già detto, la BPD è più frequente alle più basse età gestazionali. La patofisiologia. Allora, ci sono diversi cofattori che favoriscono nel neonato pretermine lo sviluppo di RDS. La più importante è senz'altro la carenza di surfattante. Poi vi dirò qualcosa di più sul surfattante quando parliamo della terapia. Però voi saprete, perché l'avrete studiato in fisiologia, che il surfattante è una sostanza prodotta dai granulociti di secondo tipo che sono nello spazio interstiziale del polmone a partire generalmente dalla 23ª-24ª settimana gestazionale. Man mano che passa il tempo e che il feto accumula settimane di più una dopo l'altra, aumenta la sua capacità di sintetizzare il surfattante, per cui tu arrivi a termine di gravidanza che hai un quantitativo, un pool, come si dice, il surfattante, che è quello che madre natura decide che va bene per un neonato a termine. Sappiate però che il pool non smette di crescere a 37 settimane, che come vi ho detto è lo spartiacque tra il pre e il termine, ma continua, per cui a 38-39 settimane tu hai più surfattante che a 37, a 40 lo stesso, però non continua in eterno evidentemente. Però c'è questa progressione, per cui se un bambino viene alla luce a 23 settimane avrà pochissimo surfattante. Il surfattante serve ad abbassare la tensione superficiale all'interno degli alveoli e quindi serve a ridurre la pressione che è necessaria per espandere e mantenere espansi gli alveoli. Okay. Un'altra delle caratteristiche che rendono il neonato pretermine particolarmente esposto a questo tipo di insufficienza respiratoria è che
c'è un'aumentata permeabilità dell'epitelio alveolare alle proteine plasmatiche. Sapete meglio di me, perché siete freschi di studi fisiologici, che l'alveolo è circondato da capillari, ok? Sia l'epitelio alveolare che l'endotelio capillare nel neonato pretermine hanno una aumentata permeabilità alle proteine. Che cosa significa? Che le proteine, ad esempio a basso peso molecolare, ma anche altre, possono passare dal sangue all'interno dello spazio alveolare. Allora uno dice, ma a me che mi interessa sta roba? Lì al di massimo niente, ogni tanto respiriamo lo stesso noi. Ma nel neonato pretermine queste proteine vanno a inibire l'attività del surfattante. Per cui io già ho poco surfattante, in più quello che ho è a maggior rischio di essere inibito da questo passaggio di proteine dal sangue allo spazio alveolare. Fattori genetici. Ci sono, non entriamo nel dettaglio, ma sappiate che come sempre c'entra la genetica. Oggi nascono un sacco di gemelli. Succede non raramente che due gemelli della stessa età gestazionale, della stessa madre, dello stesso padre, ma che evidentemente magari uno è maschio e uno è femmina, nascono e uno ha l'insufficienza respiratoria e l'altro no, oppure uno ce l'ha più grave e l'altro ce l'ha meno grave. Ci sono basi genetiche che giustificano queste differenze, che stanno essenzialmente dei polimorfismi genici, ad esempio, che regolano la sintesi, la trascrizione delle proteine, del surfattante. Poi ci torneremo, come vi ho già detto. Poi, patologie antenatali. Qui è un termine un po' ambiguo, no? Perché uno mi potrebbe dire, ma parliamo delle patologie antenatali della madre o delle patologie antenatali del bambino, cioè dell'epoca fetale? In realtà parliamo di tutte e due, perché è chiaro che se la madre ha, ad esempio, un'infezione, su questo ci torniamo tra poco, un'infezione del sacco amniotico che viene chiamata coriamnionite, il suo quadro infiammatorio va a influenzare negativamente lo sviluppo polmonare del bambino, giusto per farne un esempio. Ma anche se una donna ha una rottura precoce delle membrane, siamo allo stesso livello. Non so se avete già fatto lezione di ginecologia ostetricia, ma sapete che, sappiate che quando le membrane si rompono, la donna va incontro ad una perdita importante ovviamente di liquido amniotico, può avere un oligodramnios o un anidramnios. La mancanza di liquido all'interno del cavo amniotico impedisce un normale sviluppo del polmone, per cui il bambino magari può resistere in utero per diverse settimane dopo che c'è stata questa rottura prematura precoce delle membrane, la cosiddetta PROM. Ma il suo polmone è cresciuto poco, o come si dice in termine medico, è un polmone ipoplasico. Ecco che in questa situazione il polmone non funziona bene e quindi il paziente avrà un'insufficienza respiratoria molto grave, che è conseguenza di una patologia materna che ha influenzato negativamente però lo sviluppo fetale. Vi tralascio poi tutte quelle malattie del mondo, ad esempio delle miopatie, in cui un bambino purtroppo ha una malattia congenita, in questo caso una miopatia, pensate alla distrofia muscolare, e praticamente viene alla luce prematuro e già da segni questa malattia di insufficienza respiratoria che aggrava la prematurità che di per sé c'è. Cedevolezza della gabbia toracica. Se avrete mai il privilegio di vedere un neonato estremamente prematuro, perché veramente si tratta di un privilegio, vedrete che alcuni di questi, non tutti, quando respirano hanno un rientramento dello sterno molto importante. Cioè immaginate che quando voi inspirate, lo sterno, invece di rimanere fisso e quindi consentire al polmone all'interno della gabbia toracica di espandersi, lo sterno invece rientra verso la colonna vertebrale e in questa maniera, durante la fase di inspirio, comprime il polmone. Per cui durante questa fase il polmone, invece di riempirsi, paradossalmente resta vuoto e anzi tende a perdere aria. Il termine corretto è un aumento della compliance della gabbia toracica, cioè la chest compliance. Poi c'è il PDA. PDA vuol dire per vietà del dotto arterioso, in inglese sarebbe patent ductus arteriosus. Il dotto
molto arterioso dovreste sapere che cos'è, comunque è questo vaso che collega il tronco polmonare alla aorta e durante la vita fetale attraverso questo vaso c'è uno shunt di tipo destro-sinistro, cioè il sangue che arriva dal ventricolo di destra finisce direttamente nell'aorta bypassando il polmone. Perché? Perché il feto non respira e quindi soltanto il 25% dell'output della gittata cardiaca del ventricolo di destra finisce nel polmone. Il rimanente 75% va direttamente nel circolo sistemico, tant'è che durante la circolazione fetale il circolo sistemico non è sostenuto dal ventricolo di sinistra come nel nostro caso, come nel bambino o nell'adulto, ma dal ventricolo di destra. Questa è una cosa particolare. A cosa serve il rimanente 25% che va a finire nel polmone? Semplicemente a promuoverne lo sviluppo. Stiamo parlando di veramente valori molto bassi di gittata cardiaca. E quindi, quando il bambino nasce, se è a termine, questo dotto si chiude. Ma se il bambino è pretermine, molte volte rimane pervio. E se rimane pervio, attraverso questo dotto, se il bambino ha un'insufficienza respiratoria di grado non grave, si verifica invece uno shunt di tipo sinistro-destro, perché con l'inizio dell'attività respiratoria le resistenze vascolari polmonari si riducono e quindi la pressione polmonare diventa più bassa della pressione sistemica ed ecco che allora il ventricolo di sinistra, che è diventato il protagonista della circolazione sistemica, pompa sangue nell'aorta e parte di questo sangue viene furtato attraverso il dotto del circolo polmonare. Quindi si verifica uno shunt sinistro-destro, ok? Lo shunt sinistro-destro che cosa determina? A livello del circolo sistemico determina una riduzione della perfusione sistemica, perché parte del sangue viene rubato, furtato dal dotto e mandato nei polmoni. E quindi c'è una riduzione relativa della perfusione dei diversi organi. Naturalmente quello che ne risente meno è il cervello, perché viene salvaguardato dalla fisiologia. Ma a livello del polmone questo che cosa fa? Aumenta la perfusione del polmone, perché il polmone sarà perfuso da tutta la gittata del cuore di destra, in più da parte della gittata del cuore di sinistra. Quindi si verificherà una situazione di edema polmonare, ma non è l'edema polmonare dell'adulto che tossisce schiuma rosa. Questo è un edema interstiziale che però poi promuove il passaggio di liquidi e di proteine dai capillari polmonari nello spazio alveolare inattivando il surfattante e riducendo quella che è la compliance del polmone. La compliance del polmone indica di quanto aumenta il volume del polmone all'aumentare della pressione che noi utilizziamo per insufflarlo. È una misura della sua elasticità e la formula della compliance è delta V, variazione di volume, fratto delta P, variazione di pressione. Più un polmone è sano, meno pressione noi dobbiamo erogare a quel polmone per ottenerne l'espansione, cioè per ottenere l'aumento del volume. Ok. Questa è la parte fisiologica dell'RDS. Una domanda, cioè riguarda il dotto che non si dà steroidi quando si nasce subito, quindi no, gli steroidi si danno alla nascita, no, prima della nascita della madre, e questo riduce il rischio anche di avere un BDA. Indomethacin is an old drug. È un vecchio farmaco che oramai è superato nella pratica clinica dall'ibuprofene e nei prossimi anni, anche se siamo già in quel futuro lì, addirittura dal paracetamolo. Cioè, stiamo parlando di farmaci, cioè loro mi chiedono, anche se diciamo non proprio, dicono, ma dopo che il neonato è venuto alla luce, se ha questo PDA, che cosa gli fai? No, prima che nasce, no? Si fa un'iniezione alla mamma? No, alla mamma non fai niente per chiudere il PDA. Anzi, se il PDA si chiude prima che il bambino venga alla luce, è un grosso guaio. No, non muore, però i bambini nascono generalmente con una ipertensione polmonare importante e quindi questo è un fattore di rischio ulteriore di avere un'insufficienza respiratoria. Tant'è che
ancora oggi ci sono mamme, più che mamme, gestanti che inavvertitamente o perché addirittura il loro ginecologo gliel'ha prescritto, prendono durante la gravidanza farmaci come l'aspirina, come l'ibuprofene, come l'indometacina per qualsiasi tipo di indicazione e hanno la chiusura del dotto in utero. Da qualche anno abbiamo cominciato a utilizzare, adesso non voglio entrare nel dettaglio che già l'argomento RDS è complicato, se parliamo anche del PDA cioè ci serve una vita, però da qualche anno utilizziamo il paracetamolo che è la tachipirina, no? Cioè la tachipirina è un farmaco che viene utilizzato. Quando, come? Quando facciamo diagnosi di PDA. E come si fa a fare diagnosi di PDA? Con l'ecocardiografia post-natale. Però, credimi, se vuoi una delle tre ore, la prossima volta la dedico al PDA, però in questo momento non posso fare una digressione su questo, perché c'è una sterminata letteratura. Nei primi giorni di vita, in genere, il trattamento viene fatto tra 24 e 72 ore di vita. E anche con il paracetamolo adesso cominciano segnalazioni che, siccome i ginecologi giustamente hanno sempre consigliato alle donne quando avete la febbre in gravidanza potete usare solo il paracetamolo, adesso si comincia a vedere che anche questo di fatto può determinare la chiusura del dotto. Ora, c'è un problema di tipo diagnostico, perché quando noi parliamo di RDS dobbiamo sempre riferirci ad una patologia in cui è centrale il deficit di surfattante. Se io ho un bambino di 41 settimane che viene alla luce e ha una polmonite, quel bambino lì non ha un deficit di surfattante, quindi non potrò parlare di RDS. Avrà comunque una patologia del surfattante, ma da inattivazione del surfattante. Capite la differenza? Nel primo caso ne ho poco, nel secondo ce l'ho il quantitativo giusto, solo che qualcosa me l'ha inattivato, nell'esempio della polmonite e l'infezione polmonare. Qual è il paradosso di questa patologia? Che io ho una definizione per cui l'RDS è secondario a un deficit di surfattante, ma poi nella pratica clinica non ho nessun strumento per misurare tale deficit. Lo devo presumere sulla base di che cosa? Dell'età gestazionale. Più piccolo è il bambino, so che avrà necessariamente meno surfattante, però dal punto di vista della definizione rimane un paradosso. Nel corso degli anni, poi è carino, abbastanza didascalico, ma insomma perché fa il mio lavoro è interessante, vedere che nel corso degli anni la definizione di RDS è cambiata, si è evoluta. Guardate come veniva definita tra il 97 e il 2002. Uso dell'ossigeno dalla sesta alla 24esima ora di vita, è necessario un respiratorio di supporto respiratorio a 24 ore di vita e c'è una radiografia del torace coerente con la diagnosi, cioè ci sono dei segni radiografici, oggi non staremo qui a definirli perché entriamo troppo nello specifico, ma ci sono dei segni radiografici tipici dell'RDS, ad esempio si parla di microgranulia, è un aspetto microgranulare, di broncogramma aereo perché si vedono proprio i bronchi disegnati e nelle forme più gravi il polmone è talmente bianco che non vedo nemmeno l'ombra cardiaca, questi sono i criteri più importanti. Se voi andate a vedere la definizione degli anni successivi, dal 2003-2007, vedete che, guardate solo l'ultima frase, without chest radiograph, è stato eliminato tra i criteri diagnostici la presenza di una radiografia coerente. E addirittura, dopo il 2007, la diagnosi di RDS si è basata soltanto sulla necessità di trattare questi pazienti con il surfattante esogeno. Che cosa è successo? Cioè contemporaneamente, che se guardate, se fino al 2002 avevamo un'incidenza dell'RDS nei neonati per termine del 63%, poi negli anni successivi questa incidenza, sempre della stessa popolazione grosso modo, è salita al 95%. Quando abbiamo tolto il criterio della radiografia è diventato più semplice dire che un bambino aveva un RDS, ma la diagnosi è diventata in questa maniera meno precisa, per cui in certi casi parliamo di RDS, ma di fatto il paziente potrebbe non averla. Eh,
Ecco, un altro problema, infatti, perché vi dico potrebbe non averla? Perché ci sono delle situazioni, prima vi facevo l'esempio, del quadro antenatale della corioamnionite materna, perché questa infezione delle membrane amniotiche chiaramente può andare ad influenzare negativamente il neonato e può determinare a sua volta un'insufficienza respiratoria. In questo caso, quindi, se il bambino nasce e io so che la madre ha una corioamnionite clinicamente evidente, lui avrà sicuramente un RDS, ma questa RDS sarà in parte attribuibile al deficit di surfattante e in parte però all'infezione materna. Sono tutte definizioni che vi potranno sembrare, come dire, prive poi di una utilità pratica, ma fra poco vi farò vedere che invece con utilità pratica e terapeutica ce l'hanno. Peraltro la corioamnionite ha anche una caratteristica molto strana, per cui la corioamnionite si associa in realtà ad una riduzione del rischio dell'RDS, cioè i soggetti che nascono dopo una corioamnionite hanno meno RDS di chi invece è nato da madre senza la corioamnionite, ma danno poi un aumentato rischio dello sviluppo di quella patologia polmonare cronica che vi citavo prima, cioè la BPD. Questa è un'immagine molto complicata che vi spiega però qual è il rapporto tra la corioamnionite materna e la risposta del neonato pretermine, la cui madre ha una corioamnionite materna, al trattamento con il surfattante. Questo è complicato, ma questa dovreste capirla abbastanza facilmente. Allora, se guardate questa figura qui, nell'asse delle ascisse c'è il tempo, 8, 12, 16 ore dopo il primo surfattante, nell'asse dell'ordinate c'è l'FiO2, cioè la concentrazione di ossigeno che era necessaria a questi bambini. La linea continua fa riferimento al gruppo di neonati che aveva sia la corioamnionite che la funisite. La funisite è un'infiammazione del cordone ombelicale che osserviamo nelle forme più gravi di corioamnionite, che ha interessato addirittura il funicolo. Questo ci dà la certezza che il feto ha avuto un'infiammazione secondaria alla corioamnionite. Invece, se guardate, la linea tratteggiata più grossa fa invece riferimento al gruppo di bambini che hanno solo la corioamnionite, ma che non hanno la funisite, vedete HC+ e F-. La linea invece punteggiata è chi non ha né l'uno né l'altro. Se guardate l'andamento dell'ossigeno dipendenza dopo la somministrazione del surfattante, è evidente che qui si partiva da un 60%, ma per le prime 8 ore praticamente il bambino dopo il surfattante non ha avuto nessun miglioramento. Invece, se notate, chi invece non aveva la funisite e ancora di più chi aveva né l'una né l'altra, chi non aveva la corioamnionite e la funisite, hanno una riduzione molto più rapida dell'ossigeno dipendenza che si porta a valori vicini al 21% già dopo 6-8 ore. Ok? Questo in sintesi che cosa vi dice? Che i soggetti che hanno una flogosi materna, una corioamnionite materna prima della nascita hanno una minore risposta al surfattante e quindi hanno un RDS che tendenzialmente richiede un trattamento più prolungato e in quanto tale, avendo una alterata risposta al surfattante e richiedendo quindi una ventilazione meccanica più prolungata, hanno anche tendenzialmente un maggior rischio di sviluppare la patologia polmonare cronica denominata per l'appunto BPD. Non tutti i neonati con RDS hanno un uguale andamento. Ci sono, in questo lavoro di Lofon, ci sono diciamo, definiti tre tipi di evoluzione dell'RDS del neonato pretermine. Ci sono i bambini che nascono con un elevato ossigeno dipendenza, quindi siamo attorno al 38%, e che hanno un progressivo aumento dell'ossigeno dipendenza, vedete qui a 14 giorni siamo quasi al 50%. Sono bambini quindi che hanno una grave RDS alla nascita e che poi vedono un progressivo peggioramento. Sono quelli che sono più a rischio di sviluppare una patologia polmonare cronica, la BPD, e in questo caso chronic lung disease, vedete un rischio del 67%. Poi c'è una categoria di neonati che all'inizio non ha tanto ossigeno,
attorno al 30%, questo cala progressivamente fino alla quarta, quinta giornata, poi riprende e questo qui hanno un rischio di circa il 50% di sviluppare la malattia polmonare cronica. Poi invece ci sono quelli più fortunati che vanno bene fin dalla nascita, vedete un ossigeno dipendenza bassa, questo ossigeno dipendenza rimane bassa e si associa ad un rischio di sviluppare chronic lung disease soltanto del 17%. Questo ve lo risparmio. Ecco, il trattamento. Allora, trattamento antenatale. È importante che il neonato, atteso pretermine, nasca dopo che la sua mamma ha ricevuto la terapia con steroidi antenatali. Si tratta della somministrazione intramuscolo di due dosi di betametasone, 12 mg, a distanza di 24 ore l'una dall'altra. Una donna che si presenta in ospedale a rischio di parto pretermine dovrebbe ricevere questa profilassi dalla 24esima alla 34esima settimana gestazionale. Se arrivasse alla 23esima, sta al team dei ginecologi e dei neonatologi giudicare caso per caso. Questo dicono le linee guida. La profilassi con gli steroidi antenatali raggiunge la sua massima efficacia dopo 24 ore dalla seconda dose e resta efficace, diciamo, al massimo per circa una settimana. Successivamente l'efficacia si riduce e un tempo si facevano quindi una serie di cicli ripetuti, anche settimanali, per cui quando io ho cominciato questo lavoro c'erano donne che arrivavano a fare anche 4 cicli di steroidi, perché magari cominciavano a 23 settimane, il bambino arrivava a 31 e quindi una alla settimana. Poi però si è visto che questo non andava bene, perché gli steroidi antenatali influenzavano negativamente lo sviluppo cerebrale di questi neonati, che nascevano con una circonferenza cranica mediamente più bassa di chi invece non faceva gli steroidi o che magari faceva solo uno o due cicli. E voi sapete che è importante avere la circonferenza cranica in un neonato normale, perché significa che anche il volume del cervello è normale. Se tu ce l'hai più piccolo, vuol dire che il cervello è più piccolo. Poi vediamo in giro tanta gente con cervello normale e forse non ne fanno un gran uso, però quello, diciamo, è un problema loro, a noi compete che il cervello sia il più possibile normale. Per cui si è smesso di fare questa ripetuta, diciamo, di questi cicli ripetuti, e oggi si ammette di fare un secondo ciclo a patto che siano passati almeno 15 giorni dal primo ciclo e che comunque la donna abbia fatto il primo ciclo prima delle 26 settimane. Questo è un lavoro pubblicato su JAMA nel 2011 e fa vedere che è un lavoro, è il primo nel suo genere e credo che non sia neanche mai stato replicato, che fa vedere che fin dalla 23esima settimana gestazionale c'è vantaggio per il feto che sta per diventare un neonato, e addirittura si fa vedere che anche a 22 settimane, qualora il bambino venga alla luce, c'è un vantaggio di ridurre una complicanza che si chiama enterocolite necrotizzante. Però devo dire che i bambini che nascono a 22 settimane sono veramente rarissimi e muoiono purtroppo quasi sempre. Si riesce a lavorare e ad aiutare i neonati dalla 23esima settimana, e comunque in Italia e in Europa la mortalità a 23 settimane grosso modo è dell'80%. Quindi sono numeri abbastanza ridotti. Questo però era per farvi, per giustificare quello che vi dicevo: dalla 24esima si fa, dalla 23esima si valuta caso per caso. Ecco, che cosa si fa per trattare questi neonati? Allora, vedete in azzurro c'è scritto CPAP e surfattante. CPAP è una sigla che sta per Continuous Positive Airway Pressure, ok? Pressione positiva applicata alle vie aeree. A che cosa ci serve? Il soggetto che ha poco surfattante farà fatica, immaginate il bambino che nasce, cerca di respirare, ma se ha poco surfattante ci vuole tanta pressione per espandere l'alveolo. Immaginate quando da piccolini cercavamo di gonfiare
io ci provavo, non so voi perché magari i giochi erano diversi, se tu provavi a gonfiare con la bocca un palloncino molto piccolo facevi una fatica infame, anzi non ci riuscivi proprio. Se invece il palloncino è grosso, tu soffi e questo si gonfia facile. Ecco, l'alveolo del bambino senza surfattante è il palloncino piccolo, quello che tu cerchi di gonfiare, poi diventi tutto rosso, cianotico e non ce la fai mai. Ma ammettiamo che ci sei anche riuscito, che l'hai finalmente espanso. Fai la tua inspirio, una fatica micidiale, riesci ad espandere l'alveolo, poi però, quando butti fuori l'aria, che cosa succede? Siccome non hai surfattante, questo ti si richiude. Per cui, già che tu ce l'abbia fatto una volta, due volte, tre volte, tenete presente che parliamo di bambini di 700-800 grammi, non sono palestrati, non hanno muscolo e non hanno neanche calorie da spendere. Quindi si esauriscono veloci. Allora, dargli una pressione positiva durante tutto il ciclo respiratorio, cioè durante l'inspiro e espiro, intuitivamente capite che serve a evitare, dopo che il bambino è riuscito a gonfiare i suoi micro palloncini, io ci metto dentro una pressione positiva che me li tiene aperti e così lui può espirare senza che gli alveoli ricollassino. Vi è chiaro il passaggio? Perché ci ho messo dentro l'aria e ce la do sempre, non la interrompo mai. Difatti uno, stranamente, dei progressi più recenti degli ultimi 10 anni, però è stato quello di dire: io questa pressione positiva la do fin dall'inizio della nascita. Il bambino nasce, immediatamente dopo la nascita viene supportato con questa nasal CPAP, perché viene data attraverso il naso generalmente, adesso vi farò vedere qualche immagine, e poi la tengo sempre, perché il bambino nasce, viene alla luce dalla madre, lo porto nell'isola neonatale, lì da inizio. Quando l'ho iniziata, lo metto nella incubatrice da trasporto, ma senza mai interromperla, capite? E da lì, nell'incubatrice da trasporto, lui continua a fare la nasa CPAP e su ruote finisce in terapia intensiva e lì la continua. Il punto è non interromperla mai, o comunque insomma il minimo indispensabile, perché poi il mai, c'è sempre un momento in cui lo stacchi da una parte all'altra, però se questo si riduce a qualche frazione di secondo, capite che va bene. Ecco, è un po' sgranata, ma il senso è farvi vedere un bambino. Vedete che ha una maschera, non so se si vede, ha una mascherina trasparente sul naso. Questo è il modello più comune di supporto respiratorio per insufficienza respiratoria in neonati pretermine. Questo non lo è tantissimo pretermine, però in neonati pretermine che abbiano un RDS di grado moderato o lieve. Se ce l'hanno invece grave devi intubarlo, però sono diventati pochi, abbiamo imparato a essere meno invasivi di un tempo, intubiamo meno e quindi li supportiamo con queste mascherine nasali, che se hanno un difetto è che a volte sono troppo morbide, per cui se la vedete e ve lo immaginate, è questa mascherina nasale, quando il neonato inala, cioè in pratica si tira dentro le narici anche la mascherina a volte, perché è talmente morbida, sono fatte di silicone, no? Per non essere invasive, per non essere, come dire, aggressive nei confronti della cute del neonato, e quindi sono estremamente morbide, per cui a volte invece di utilizzare le mascherine nasali si utilizzano le nasal prongs, cioè sono delle cannule nasali, invece di esserci la mascherina c'è un supporto con due tubicini piccoli che entrano nel naso, quelli lì non collassano mai, ok? Questa è un'altra immagine che forse è un pelino più chiara. Ci sono vedete che erano di marche diverse, di diversi supporti, però a me interessa ovviamente trasmettervi il concetto. E questo è un setting, c'è l'incubatrice, c'è il bambino e quella che vedete di fianco è lo strumento che eroga al bambino la miscela gassosa che è fatta da aria e ossigeno. E tu con quella manopolina bianca regoli quanto ossigeno gli puoi dare, che può essere il 21% che è aria, e puoi arrivare fino al 100% che è tutto ossigeno. Poi con un'altra manopolina regoli la pressione, perché io vi ho detto la pressione gliela diamo e la teniamo costante, ma non è la stessa cosa
dargli una pressione di 3 cm d'acqua oppure dargli una pressione di 10 cm d'acqua. Attualmente nella pratica corrente si dà una pressione variabile tra 5 e 10 cm d'acqua. Chiaramente più grave è l'insufficienza respiratoria, maggiore sarà la pressione che io devo erogare per espandere e poi per tenere espansi gli alveoli. Però devo fare attenzione perché la malattia RDS è una malattia dinamica che con il tempo migliora. Che cosa intendo dire? Che se all'inizio il paziente aveva bisogno di 8 cm d'acqua per tenere espanso il suo polmone, quando poi migliora, se io non sono lesto nel ridurre questa pressione, il rischio è che glielo rompo e che lui vada incontro ad una pneumotorace. Ok? Di questo parleremo, anche se molto brevemente, un po' meglio quando vi farò vedere delle slide sulla ventilazione meccanica, perché anche nella ventilazione meccanica chiaramente esiste questo problema. Ecco, questo è il dettaglio e vi faccio notare questo qui che è un tracciato per cui vedete la parte bassa e la pressione costante. In questo caso ci sono anche degli atti respiratori meccanici che la macchina fa per aiutare ulteriormente il paziente. Questa qui 6,9, vedete, sono i centimetri d'acqua. Se leggete c'è una sigla che c'è scritto MAP, che sta per Mean Airway Pressure, la pressione media che c'è nelle vie respiratorie, e evidentemente con questo tipo di supporto, cioè la nasa CPAP, il valore è costante nel tempo e il 40% si riferisce alla concentrazione di ossigeno che il paziente sta respirando in quel momento lì. Ora, vi ho parlato del surfattante, diciamo qualche cosa, non troppo, ma qualche dettaglio ve lo voglio dare sul surfattante. Il surfattante è una miscela fosfolipidica molto complessa che contiene però anche delle proteine. Sono soltanto 4 tipi di proteine all'interno del surfattante: la proteina A, B, C e D. E questa è una slide con le diverse percentuali. Vedete che quando parlo di fosfolipidi, in realtà la più rappresentata è la dipalmitoilfosfatidilcolina, 50%, poi c'è il fosfatidilglicerolo, 7%, e poi ci sono le proteine, che sono una quota minoritaria, perché sono soltanto il 2% del totale del volume del surfattante. La proteina A ha un significato antibatterico, quindi ha un'azione, diciamo, protettiva dalle infezioni, però serve anche a formare le mieline tubulari, che sono una forma di immagazzinamento, di storage del surfattante all'interno dei pneumociti di secondo tipo. La proteina SPD serve per un'attività immunologica. Le più importanti, se vogliamo, sono le proteine SPB e SPC, che servono per lo spreading, essenzialmente per la distribuzione del surfattante all'interno degli alveoli. In pratica il surfattante si organizza in micelle, dove ci sono le teste idrofobiche all'esterno, vedete queste qui tondeggianti, mentre i due bracci sono la componente idrofilica. La cosa interessante è che quando gli alveoli sono in fase... Scusi, la testa, cioè questo... Il tondo. È questo idrofilico, no? Perché idrofobico. È polarizzato. Sì, idrofilico. Okay. Quando ho il surfattante, quando l'alveolo, ecco stavo dicendo, quando l'alveolo è in fase di espirio, quindi ha un volume piccolo, il surfattante si distribuisce in multilayer, in multistrati. Poi però, man mano che il paziente inspira e che l'alveolo si allarga e aumenta di dimensioni, grazie alle proteine SPB e SPC, i multilayer scivolano uno rispetto all'altro e fanno in modo che comunque tutto l'alveolo sia continuamente tappezzato dal surfattante, e in molti casi il multilayer diventa alla fine dell'inspirio un monolayer.
all'inizio quando sei piccolo, quando l'alveolo è piccolo ci sono più strati, quando l'alveolo aumenta di volume c'è questo spreading e quindi lo spessore ovviamente del surfattante si riduce. Vi ho portato questa immagine, questo è l'unico surfattante che viene venduto in Italia. Per quello non ho problemi di conflitto di interesse, perché cioè, in realtà ne esistono diversi. Il Curosurf è il migliore che ci sia, siamo anche fortunati perché è un prodotto di un'azienda italiana ed è di origine suina. Ci sono degli allevamenti ovviamente nascosti, perché insomma, se no sapete, ci sono varie persone che pensano male di queste cose, però il surfattante è una sostanza, è un farmaco che ha cambiato veramente la storia della medicina nel mondo della neonatologia. È uno dei soli farmaci, non me ne viene in mente nessun altro, che veramente riduce la mortalità tra chi lo fa e chi non lo fa. E come c'è scritto lì, è una sospensione per uso intratracheale, il che vuol dire che io lo devo somministrare attraverso un tubo endotracheale. Poi in realtà il tubo lo posso anche togliere immediatamente dopo, però in linea di massima è un uso abbastanza evidentemente invasivo. Ora, sempre parlando di surfattante, voi pensate che come lo possiamo utilizzare il surfattante? Lo diamo a tutti i neonati prematuri sotto una certa età gestazionale o lo diamo soltanto a coloro i quali sviluppano un'insufficienza respiratoria? All'inizio vi ho detto che minore l'età gestazionale, maggiore è il rischio di sviluppare ARDS ed è scontato e lo confermo. Però se io prendo ad esempio neonati a 30 settimane, il rischio che facciano un ARDS non è del 100%, sarà del 50-60%. Se io ne faccio un uso profilattico, che cosa significa in definitiva? Che dico, bene, in questo ospedale trattiamo tutti i neonati al di sotto delle 30 settimane, per cui il mio 29 settimane che magari ha un 70% di probabilità di fare l'RDS, io non sto lì a dire ce l'ha o non ce l'ha, per cui ne tratto un 30% in più. Adesso non vi assicuro che la percentuale di rischio sia esattamente 70-30, però insomma più o meno sarà così. Però il concetto è che la profilassi si fa a tutti immediatamente proprio per il fatto di appartenere ad una categoria. In questo caso, nell'esempio, avere un'età gestazionale sotto le 29 settimane. Però questi pazienti qui ricevono una somministrazione endotracheale di un farmaco attraverso una manovra che rimane invasiva e che gli fai a prescindere da tutto e quindi potrebbero non averne bisogno. Un tempo si faceva la profilassi perché c'erano degli studi, questa è una meta-analisi, che io non so se sappiate che cos'è una meta-analisi, però la meta-analisi di diversi studi è cercare di fare la somma dei risultati di singoli studi che hanno quindi una popolazione piccola, nel tentativo di, attraverso opportuni strumenti statistici, di avere risultati cumulativi. Se io metto insieme 10 studi che hanno ciascuno 100 pazienti e riesco ad analizzarli insieme perché gli studi sono simili, ottengo i risultati di uno studio su 1000 pazienti, capite, che ha un potere statistico enormemente più grande dei singoli studi da 100. Ora, questo procedimento, questa meta-analisi di studi piccoli, faceva vedere che, guardate il primo dato sottolineato in rosso, che se io facevo la profilassi riducevo la mortalità del 63%. Però questi studi erano vecchi e erano studi in cui i bambini avevano ricevuto poco steroide antenatale materno, avevano ricevuto poca CPAP alla nascita. Studi più moderni in cui questi due bias sono stati risolti sono quelli che sono segnati da me con la freccina nera, dimostrano apparentemente, voi vedete, un 36,7%. E allora dite, sì, ma mi riduce il rischio di mortalità del 36,7%. Ma se fate un passo ulteriore e guardate tra parentesi i numerini 0,97 e 1,58 che indicano l'intervallo di confidenza del 95%, vi dicono che la differenza non è statisticamente significativa.
arrivo a fare la somma. I vecchi studi dicevano che la profilassi era meglio, gli studi più moderni ci dicono che invece no, che non cambia niente. Erano sbagliati i vecchi studi? No, non è che erano sbagliati, ma si riferivano a una tipologia di paziente che non è più quella nostra, perché oggi il 95% dei neonati circa riceve gli steroidi antenatali e fanno praticamente tutti, a parte quelli che stanno malissimo alla nascita che vengono direttamente intubati, fanno praticamente tutti la nasal PARP. Per cui, poi dopo, oltretutto, non riduce soltanto la mortalità, cioè non si è valutato anche l'effetto sulla mortalità, ma si è valutato anche se questo tipo di strategia non profilattica per caso non aumentasse il rischio di BPD, e si è visto che invece non lo aumenta. E anzi, si è visto che, al contrario, se io applico la profilassi, non solo se applico la profilassi non riduco il rischio di BPD, ma anzi aumento il rischio di BPD, perché fare queste manovre invasive ha sempre un costo in termini di infiammazione per il polmone, e questo quindi può aumentare il rischio di sviluppare la patologia polmonare cronica. Quindi, in conclusione, oggi noi non facciamo più un uso profilattico del surfattante, ma lo diamo soltanto a quel gruppo di neonati che sviluppano dopo la nascita una RDS, proprio perché, come vi ho già detto due volte, questa è una popolazione che è quasi sempre profilassata con gli steroidi e ha sempre, o dovrebbe sempre avere, un supporto fino alla nascita con la nasal CPAP. Uno si può chiedere, ma oggi, allora, se non facciamo più la profilassi e diamo il surfattante soltanto dopo che il bambino ha sviluppato un RDS, alla fine è la stessa cosa darlo dopo mezz'ora, dopo 12 ore, dopo una settimana? No, non è la stessa cosa. E anche qui, per fortuna, non si fa tanta fatica a studiare questo argomento, perché è tutto molto intuitivo, non c'è niente di controintuitivo. Come vi dicevo, l'RDS è più frequente quando tu sei molto prematuro. Anche qui, meglio, quasi sempre nella vita, meglio prima che tardi, no? Cioè, dipende se non deve andare dal dentista, forse no, insomma, comunque prima o poi ci vai, forse, però a parte questa stupidaggine. E questa è un'altra meta-analisi che fa vedere proprio come, se tu dai il surfattante early versus late, hai un miglioramento non ci sono tra le due strategie, c'è un miglioramento, scusate, una riduzione della mortalità, quindi è meglio darlo prima. In questa meta-analisi il prima significa entro le prime due ore di vita, quindi se voi doveste oggi decidere l'approccio di terapia del surfattante non nato pretermine con il surfattante, dovreste scegliere il vostro paziente che ha segni di RDS e poi darglielo entro due ore dalla nascita. Poi si può ripeterlo nelle ore successive, e in genere nella pratica clinica però non si danno mai, si danno di solito una o due dosi, più raramente tre, rarissimamente quattro, e comunque praticamente mai più di quattro. E riduce anche, tra l'altro, il rischio della pneumotorace. In realtà, no? Cioè, quando io vi ho detto che diamo, diamo il surfattante a questi bambini quando hanno sviluppato un RDS, nella pratica clinica noi dobbiamo avere un criterio per stabilire quando l'RDS è sufficientemente grave per giustificare il trattamento con il surfattante, perché, come vi ho detto, lo devo intubare e quindi devo fare una manovra invasiva. Il criterio che viene, ce ne sono di complicati, ma il criterio che viene più spesso utilizzato nella pratica clinica è l'FiO2, cioè la concentrazione di ossigeno che il paziente richiede per avere una saturazione buona. Sapete cos'è la saturazione, no? Allora, nel neonato l'obiettivo di saturazione non nei primi minuti di vita, ma insomma dopo che il paziente sia stato stabilizzato in terapia intensiva neonatale, è avere una saturazione tra il 90 e il 95%, ok? Allora,
si è cercato di stabilire un valore soglia dell'FiO2 tale per cui il paziente riesce a mantenere una saturazione tra il 90 e il 95%. Ad esempio, ci sono bambini che per avere questa saturazione hanno bisogno del 25%, altri che hanno bisogno del 60%. Quello che si vorrebbe fare, ma che non si riesce, è di avere un valore soglia standard, cioè dire, bene, io devo trattare con i surfattanti tutti i neonati che richiedono almeno il 30% di ossigeno per mantenere una saturazione del 90-95%. Mi torna? Chiaro? In questo lavoro di meta-analisi che ho pubblicato 2 anni fa, oramai 3, ho messo insieme i più importanti lavori sul surfattante degli ultimi anni. Per farvi vedere, sono trattati in rosso, di quali erano in questi lavori le soglie di FiO2 in cui gli autori somministravano il surfattante. Allora, guardate, il primo studio, il CoolPAP Study, dava il surfattante a quelli, a quei bambini che avevano bisogno di almeno un 40% di ossigeno per saturare 90-95, ok? Guardate quello sotto. Vedete che ve l'ho sottolineato, FiO2 è maggiore del 50%, questi qui 50%. Quello sotto ancora, lo studio di Dan, aveva un gruppo in cui diceva se hanno una ventilazione meccanica, anche col 21%, visto che il tubo ce l'hanno, tu il surfattante glielo dai. Quindi il criterio qui era ventilazione meccanica più FiO2 21%. Ma nel gruppo di controllo, in pratica lui, in questo, lui e i suoi co-worker trattava con FiO2 del 40%, ma ce ne sono anche altri. Guardate, aspetta che non è. No, no. Questo. No. Ah, grazie. Ecco, guardate lo studio di Rocas, addirittura lui un FiO2 maggiore del 75%, adesso senza entrare nel dettaglio, questo era semplicemente per farvi capire come purtroppo non abbiamo ancora oggi uno studio che ci dica veramente qual è l'FiO2 a livello della quale, superata la quale, perché a livello della quale, superata la quale noi dovremmo dare il surfattante a questi pazienti. Ci sono però delle linee guida, in questo caso sono delle linee guida europee, queste sono abbastanza recenti, pubblicate nel 2017, che ci aiutano e ci dicono che se un soggetto, se un neonato nasce a 26 settimane di età gestazionale o meno, dovrebbe ricevere il surfattante quando ha un FiO2 maggiore del 30%. Se invece ha più di 26 settimane, dovrebbe farlo con un FiO2 maggiore del 40%. Se guardate, ho evidenziato quella, chiamiamola sigla B2. La sigla B2 si riferisce alla qualità degli studi scientifici sui quali si basa quell'affermazione lì. Cioè quei criteri proposti si basano su studi che, come vi ho scritto di fianco, sono di moderata qualità, per cui è una raccomandazione molto debole. Quindi nella pratica clinica ha un peso relativo, non sei tenuto a seguire questo tipo di suggerimento in modo stretto. Tant'è che se volete sapere quello che succede in Italia, nella stragrande maggioranza dei centri si usa la soglia del 30% sempre. Si cerca di essere più garantisti. Ventilazione meccanica. I pazienti che stanno peggio, allora, i pazienti che hanno una RDS lieve o moderata, voi potete trattarli associando la nasa al CPAP e il surfattante. Come? Intanto partite con la nasa al CPAP e aumentate l'ossigeno per mantenere una saturazione normale tra il 90 e il 95%. Quelli che non riuscite a reggere in questa maniera, gli fate un'intubazione transitoria, gli date il surfattante, tirate via il tubo e riprendete la nasa CPAP, ok? Vi è chiara? Questa strategia viene chiamata INSURE, che è un acronimo che in inglese sta per intubation, surfattante, extubation, INSURE, ok? E indica proprio il fatto che voi fate una manovra di intubazione transitoria. La manovra di intubazione non serve per fare la ventilazione meccanica, ma solo per somministrare il surfattante.
Ci sono pazienti però che non possono essere gestiti così perché sono troppo gravi e hanno bisogno della ventilazione meccanica. Quella lì è l'immagine di un ventilatore meccanico molto moderno. Per sommi capi vi dico che esistono diversi tipi di ventilazione meccanica nel neonato, sia a pretermine che a termine, cioè non c'è distinzione tra essere a termine o pretermine relativamente ai tipi di ventilazione meccanica che si possono utilizzare. E come vedete, vi ho portato due esempi di ventilazione che viene chiamata convenzionale, perché cerca, è un tipo di ventilazione meccanica che cerca di simulare quello che avviene in un'attività respiratoria fisiologica, cioè l'alternarsi di una fase di inspirio con una fase di espirio. Guardate il grafico che c'è in alto. Il ventilatore che cosa fa? Mantiene sempre una pressione di base, come nella CPAP, no? Continuous Airway Pressure. Qui però l'acronimo cambia, non è più CPAP, ma è PEEP, PEEP, che sta per Positive End Expiratory Pressure. Cosa significa questa sigla? Significa pressione positiva di fine espirazione. Ed è molto chiaro, ed è molto chiaro perché si chiama così. Allora, partiamo da qui. La macchina che cosa fa? Pompa aria e ossigeno, cioè arricchita in base a quanto voi avete deciso che serve al vostro paziente in termini di ossigeno, la pompa nelle vie aeree. E vedete, questi qui sono grafici, qui sotto c'è il tempo, cioè in ascisse c'è il tempo, in ordinate la pressione. Ora, la macchina inizia a pompare, aumenta la pressione. Immaginatevi veramente la pompa di una bicicletta, voi pompate e la pressione sale. Ok? A un certo punto però voi avete detto anche alla macchina quanto deve durare questa fase di incremento della pressione, cioè avete impostato nella macchina il tempo di inspirio, generalmente nel neonato 0,35-0,38 secondi, e gli avete detto non solo per quanto deve pompare ma anche a che pressione deve arrivare, esempio 18 cm d'acqua. Allora, la macchina inizia a pompare, arriva a 18 cm d'acqua, qui si ferma, applica questa pressione per un massimo di 0,35 secondi, che è il tempo di inspirio che voi avete impostato, e a quel punto lì smette di pompare. La pressione cala, vedete, scende, e si ferma dove? A quei 5 cm d'acqua, che rappresentano per l'appunto la pressione positiva di fine inspirazione, ok? Di fine espirazione, scusate. Questo è un esempio di ventilazione meccanica a controllo di pressione. Perché? Perché voi al vostro ventilatore in definitiva gli dite la pressione massima che lui dovrà, o meglio potrà raggiungere all'interno delle vie respiratorie del neonato. Esiste un altro tipo di ventilazione, che è invece la ventilazione a controllo di volume. Il grafico è molto simile. Qui il ventilatore inizia a pompare, però qui voi non gli avete detto raggiungi 18 cm d'acqua e non di più. Qui gli avete detto eroga un volume di gas che corrisponde al tidal volume. Faccio una parentesi, il tidal volume in fisiologia o volume tidalico è quel volume di gas, miscela gassosa, che si sposta all'interno di un atto singolo respiratorio, cioè quanta aria entra e quanta aria esce. In questo caso voi gli dite ad esempio a questo pazientino gli dai 5 ml chilo, quindi lui pesa un chilo, nel nostro esempio gli dai 5 ml per ogni atto, e glieli dai però alla pressione minima possibile, perché la pressione e il volume sono traumatizzanti per il polmone. In questo caso l'esempio va in questa direzione: il ventilatore eroga il volume
quando arriva ai 5 ml che ho appena citato, si ferma, smette di erogare e di nuovo torna al valore della PEP che voi avevate impostato. Il valore aggiunto è proprio il fatto che lui gli dà il volume che il paziente richiede alla minima pressione. Nella forma invece a controllo di pressione, in pratica il ventilatore dà una pressione e voi vedete che volume ha ottenuto, ma non potete regolarlo, quel volume lì. E invece è importante regolare il volume più che la pressione. Allora, voi potrete dire, ma perché allora mi hai parlato della ventilazione a controllo di pressione? Perché storicamente nel neonato è molto più diffusa la ventilazione a controllo di pressione che non quella a controllo di volume. Perché? Perché agli inizi della ventilazione meccanica nel neonato i ventilatori non erano sofisticati e non erano in grado di controllare il volume che si eroga, perché 5 ml o anche meno in un paziente di 700 grammi non è facile per una macchina misurarli. Soltanto il progresso tecnologico ci ha consentito di fare oggi quello che un tempo non si riusciva a fare, perché nell'adulto in realtà la ventilazione meccanica e terapia intensiva dell'adulto è sempre stata a controllo di volume, ma lì, siccome i nostri polmoni sono grandi, non si rompono praticamente mai. Anche se tu gli dai alti volumi, la pressione che è necessario erogare è sempre molto bassa, perché il polmone di un adulto è grande. Questa è un'immagine in cui cerco di farvi capire qual è il vantaggio di avere una ventilazione di tipo volumetrico. Allora, guardate, qui c'è il tidal volume di cui vi ho già detto, ed è quel volume che noi vogliamo dare ad ogni atto respiratorio al neonato, cioè l'aria che entra e che esce ad ogni atto respiratorio. E nel nostro esempio aveva 4 ml. A questo punto gli abbiamo fatto il surfattante. Il surfattante, come vi ho detto prima, riduce la tensione superficiale. Quindi, se noi continuiamo a ventilarlo con la pressione che aveva inizialmente, quella pressione lì tenderà a iperespandere l'alveolo. Allora, sempre nel nostro esempio, vedete che la pressione che era stata impostata, guardate qui la mia freccina, era stata di 18. Aveva 18 di pressione prima del surfattante. Non siamo stati veloci nel ridurlo, quindi lui continua a aver avuto una pressione di ventilazione di 18 e quindi il tidal volume è passato da 4 più o meno a 7,5, è quasi il doppio del normale. Questo danneggia il polmone, lo mette a rischio quindi di un quadro infiammatorio, di sviluppare broncodisplasia, ma anche di un pneumotorace. Se noi qui invece avessimo utilizzato la ventilazione a controllo di volume, nel momento in cui gli avessimo fatto il surfattante, noi partivamo da un'impostazione di tidal volume di 4, perché gli avevamo detto, siamo in volumetrica, dagli 4, gli facevamo il surfattante, il tidal volume rimaneva 4, perché automaticamente il ventilatore avrebbe ridotto la pressione di inspirazione. Questo è il motivo per cui è meglio utilizzare la ventilazione a controllo di volume, ok? Perché praticamente c'è più controllo sulla pressione. Perché hai il ventilatore che fa automaticamente quello che avresti dovuto fare tu. Cioè, quando gli fai il surfattante, la meccanica polmonare migliora enormemente, quindi le pressioni che a te servono per ventilare quel paziente lì sono più basse. Però un conto è che lo faccia tu a mano, basandoti sulla saturazione, sull'emogas analisi. Un conto è che te lo faccia automaticamente il ventilatore sulla base del tidal volume che lui misura atto per atto. Quindi una cosa che, come sempre, quando viene fatto automaticamente è migliore. Succedono anche cose all'opposto. Cioè? Ah sì sì, succede. Dice lui, succedono cose all'opposto. Se ho ben inteso, lui vuol dire che cosa succede se io, ad esempio, gli ho detto a questo ventilatore gli dai 4 ml perché il bambino pesa 800 grammi. Se il ventilatore però non ce la fa, magari all'inizio ce la fa con la pressione che tu hai impostato, ad esempio gli hai impostato 18 di pressione,
Se però il paziente peggiora, a parità di pressione lui non riuscirà più a raggiungere i 4. Allora, il volume non arriva. Non ci arriva. Allora cosa fa il ventilatore? Ti dà un allarme, suona e ti dice: guarda che io non ce la faccio con questa pressione. Allora tu cosa devi fare? Devi aumentare la pressione. Con il rischio di... No, no, perché lui ti mantiene sempre costanti i 4 millilitri. Sì, ma comunque ho aumentato la pressione. Certo, ma tu l'hai aumentata perché il tuo ventilatore ti stava dicendo che la pressione che tu avevi precedentemente impostato non era più sufficiente per arrivare ai 4 millilitri. Se tu ti tieni sui 4 millilitri o comunque su un valore normale di taglio del volume, hai fatto il tuo, non lo rompi mai quel polmone, né gli provochi un danno, perché glielo dai sempre con la minima pressione necessaria. D'altra parte, se tu stai con un taglio del volume basso, lui non scambia più l'anidride carbonica, quindi tu lo devi ventilare. Il tuo obiettivo è dargli il minimo di ventilazione, ma compatibilmente con uno scambio gassoso efficace, togliere la CO2 e dargli una buona ossigenazione. Ok? Esiste anche un altro tipo di ventilazione che è molto più complicata e che si chiama ventilazione oscillatoria ad alta frequenza, che è completamente diversa dalla ventilazione convenzionale, che tutto sommato, come vi ho detto, simula una alternarsi di inspirio ed espirio come avviene nella fisiologia. La differenza di fondo qual è? Che noi adesso inspiriamo ed espiriamo però a pressione negativa, cioè la pressione negativa nella cavità pleurica vi torna, quindi il fatto che l'aria mi entri nel polmone non è perché mi aumenta la pressione, è perché aumenta la pressione negativa, quindi non c'è mai pressione positiva. Invece questa ventilazione qui convenzionale che vi ho fatto vedere, in tutte e due le varianti c'è una pressione positiva. Nella ventilazione ad alta frequenza ci sono altre differenze. Qui usiamo delle frequenze, cioè in un neonato pretermine la frequenza è molto più alta che in un adulto. Un adulto a riposo, proprio di adesso sto parlando, però è una frequenza sui 15, 12, 15, 18 atti al minuto. Un neonato respira molto più velocemente anche quando sta bene, eh? Cioè un polipnea in un neonato a termine, quindi in sano, è maggiore di 60. I neonati vanno molto più veloci di noi. Qui però, quando si parla di ventilazione ad alta frequenza, parliamo di frequenze di scambi gassosi da 5 a 30 Hz, quindi con valori da 300 a 3000 atti al minuto. Nella pratica clinica, quando si utilizza l'alta frequenza, usiamo 10 Hz, ma 10 Hz sono 600 atti al minuto. Infatti, quando voi applicate questa tecnica, vedete che il polmone proprio vibra in continuazione. L'altra caratteristica è che i volumi tidal, i volumi cioè di gas che si scambiano, cioè che vanno dentro e fuori dal paziente ad ogni atto, sono in realtà inferiori allo spazio morto anatomico. Quindi qui il concetto di scambio gassoso è diverso da quello della ventilazione convenzionale. Qui non ho aria tra virgolette pulita che entra carica di ossigeno e povera di anidride carbonica e aria che esce. Qui ci sono dei principi fisici che non è il caso che io oggi vi riporti, perché sono estremamente complessi e hanno un interesse solo per gli estremi addetti ai lavori, però mi piace che sappiate che esiste questo tipo di tecnica, perché è particolarmente utile nei casi di insufficienza respiratoria estremamente grave, quando tu non riesci più a controllare il neonato con insufficienza respiratoria con la tecnica convenzionale, puoi utilizzare questo tipo di strategia che è molto più efficace nell'eliminare l'anidride carbonica per ridurre la CO2. E ha un'altra caratteristica particolare: il neonato, cioè la ventilazione convenzionale di cui vi ho parlato prima, è caratterizzata dal fatto che la macchina butta dentro aria a pressione, ma quindi l'inspirio la fa la macchina, ma la fase di espirio è sempre fatta dal paziente, è lui che la butta fuori. Nella ventilazione oscillatoria invece la macchina fa tutto lei, butta dentro e butta fuori. Questo ti dà, in certe situazioni particolari, pensate a un soggetto con lo pneumotorace, ti dà dei vantaggi importanti, perché tu gli butti dentro dell'aria ma anche la porti via. Quindi utilizzando l'oscillatorio, un soggetto con lo pneumotorace non alimenti
lo pneumotorace, perché in pratica l'aria che tu gli hai buttato dentro gli la tiri anche fuori. Non so se perché poi per me queste cose sono molto più continuo, no? Esatto. Invece se tu gliela butti solo dentro ed è il paziente che la deve eliminare con la fase di espirio, tu non sei mai sicuro che butti fuori tutta l'aria che tu gli hai buttato dentro, capite? Invece nell'oscillatorio sì, perché la macchina fa tutto, butta dentro, butta fuori la stessa quantità, ok? Per molti anni, ecco, questo qui è un grafico che vi fa vedere le oscillazioni. Questo ve l'ho fatto vedere non perché onestamente la capiate, ma perché intuiate che quando voi ventilate in oscillatorio ad alta frequenza, i principi che applicate sono completamente diversi da quelli a cui siete abituati. Cioè la fase della respirazione e inspirazione sono allo stesso tempo? Sì. Sì, sì, puoi fare anche uno a uno, un rapporto uno a uno, però devi tenere presente che qui se stai ventilando a 10 Hz hai 300 atti al minuto, quindi la durata è molto ridotta, tant'è che se, per fare un esempio pratico, se voi avete un paziente ipercapnico con la ventilazione convenzionale, che cosa fate? A parte aumentare la pressione, però intuitivamente aumentate la frequenza respiratoria, no? Dite alla macchina, non fagli più 40 atti, gliene fai 50. E poi dopo, se voi andate a seguire quello che succede nell'emogas analisi, vedete che funziona, perché a 50 atti io elimino più facile l'anidride carbonica, ok? È come dire faccio 50 respiri invece che farne 40. Vi torna il concetto. Ma quando voi lavorate in oscillatoria succede esattamente il contrario. Se voi avete un paziente a 10 Hz, 300 atti al minuto, e trovate che la CO2 è alta, se voi aumentate la frequenza, la CO2 va ancora più su. Ecco, perché succede questo? Perché in oscillatoria l'intervallo tra un atto e l'altro è talmente ridotto che il cosiddetto volume oscillatorio, cioè il volume che voi spostate ad ogni singolo atto, se voi aumentate la frequenza riducendo ancora di più il tempo tra un atto e l'altro, invece di aumentare si riduce. Per cui in oscillatorio, se voi avete un paziente ipercapnico, dovete ridurre la frequenza respiratoria per dare più tempo, per dare più tempo a quei fenomeni fisici che consentono in oscillatorio di scambiare il gas. Questo è proprio per fare, è veramente una roba, questa è controintuitiva, perché a noi viene da pensare, corriamo, siamo affaticati, dobbiamo scambiare di più. Cosa fa il nostro corpo? Aumenta la frequenza respiratoria, cioè non te lo devi neanche chiedere, cioè respirare o morire. In oscillatoria invece avviene il contrario, se devi scambiare più CO2 devi abbassarla la frequenza respiratoria, però non insisto su questo perché a me interessava semplicemente che sappiate l'esistenza della ventilazione oscillatoria ad alta frequenza. Sono stati fatti, ecco, e con questo chiudiamo l'argomento dell'ADS, perché poi non tengo parlato, praticamente sono stati fatti diversi lavori, se per favore non metti via il cellulare, mi dà fastidio. Sono stati fatti diversi lavori per vedere quale delle due strategie era più efficace come prima istanza, perché c'è chi usa l'oscillatoria fin dall'inizio, non soltanto nei casi più gravi. Noi ad esempio facciamo così. All'inizio si pensava che la ventilazione oscillatoria fosse più efficace della ventilazione convenzionale di cui vi ho parlato, però poi si è visto che non è così. Quindi oggi ci sono gente che utilizzano una strategia, gente che ne utilizzano un'altra. Quello che è importante è che una volta che nel tuo centro hai scelto la strategia, che tu la applichi per il meglio, ok? Questo è il messaggio. E questa meta-analisi dimostrava proprio questo, che non c'è un vantaggio tra usare una o l'altra delle strategie. Ok, questo è il primo degli argomenti. Chi è che viene dopo di me? Chi? Non lo sappiamo. Ah, non lo sapete. No, no, ma era una curiosità. Allora, adesso parleremo di una patologia lieve e di una patologia grave. La
patologia lieve è TTN, tachipnea transitoria del neonato, transient tachipnea of the newborn, ok? Invece l'altra, quella grave, è la sindrome di aspirazione del meconio. Allora, vi tralascio, però le slide ve le ho portate giusto che abbiate un po', se poi le guarderete, un po' di continuità, la fase che riguarda l'adattamento alla vita extrauterina. Cioè il passaggio dalla circolazione fetale alla circolazione neonatale. Questo passaggio però riguardatevelo perché è importante per capire la patofisiologia della tachipnea transitoria del neonato. Comunque in estrema sintesi, quello che succede è che alla nascita il soggetto inizia a respirare e si ha un riassorbimento del liquido che sta all'interno degli alveoli durante la vita fetale. Prima, se vi ricordate, vi facevo l'esempio di quanto questo liquido sia importante per lo sviluppo normale del polmone e che nel soggetto che ha una fibrom proprio l'assenza di questo liquido causi un'ipoplasia del polmone. Nel momento in cui il soggetto inizia a respirare, quindi il liquido viene rapidamente riassorbito proprio nei primi atti respiratori e si ha una vasodilatazione del circolo polmonare, le resistenze quindi calano e il soggetto può iniziare un'efficace respirazione. Allora, parlando di tachipnea transitoria, bisogna dire che è la forma più frequente di insufficienza respiratoria nel neonato a termine e nel neonato late preterm. Vi ricordate che prima vi dicevo, ricordatevi chi sono i late preterm, 34 più 0, 36 più 6, perché sono quella categoria che ha più comunemente tachipnea transitoria. Allora voi dite, ma quelli che hanno meno età gestazionale, quelli hanno più comunemente le RDS, ok? Questi qui, quando hanno insufficienza respiratoria, hanno più comunemente questa patologia qui, tachipnea transitoria. Quali manifestazioni cliniche vi dà? Vi dà polipnea, queste qui che vi dico ce l'ha anche le RDS, perché di quello non l'ho detto, però colgo l'occasione per sottolineare. Tachipnea, quindi una frequenza respiratoria, vi ho detto, maggiore di 60 nel neonato pretermine. Rientramenti sottocostali, rientramenti a giugulo, rientramenti sottocsifoidei. Vi ricordate che vi ho detto che i neonati hanno la gabbia toracica cedevole? Questo è tanto più vero nei neonati estremamente pretermine, ma è anche vero nel neonato termine rispetto ad un adulto. Ciampi, sono soggetti che scambiano poco l'ossigeno, quindi che per avere una buona saturazione, che anche nel neonato late preterm o a termine è da considerare 90-95, quando hanno un'insufficienza respiratoria come obiettivo di ossigenoterapia, però nel neonato a termine dovrebbe saturare 97 o più se sta bene, se ha una buona attività respiratoria. E quindi sostanzialmente queste sono le caratteristiche più importanti, cioè la polidipnea e l'ossigenodipendenza. Ci sono diverse definizioni di tachipnea transitoria proprio perché si tratta di una patologia che in gergo medico viene definita di esclusione, cioè tu sostanzialmente puoi fare diagnosi di tachipnea transitoria solo dopo che il neonato è guarito, perché non c'è un criterio, voi non avete, non so, un esame del sangue che vi dica quello lì, no? Oppure una radiografia, perché anche la radiografia non è così, non è patognomonica di tachipnea transitoria. Allora, leggiamo insieme questa definizione. La richiesta di ossigeno supplementare durante le prime 6 ore di vita che si riduce nelle successive 18 ore. Poi c'è un miglioramento clinico entro 6 ore dall'inizio della terapia e una radiografia del torace che sia o normale oppure che dimostri una ridotta traslucenza degli infiltrati o segni di iperespansione. Quindi questi sono dei segni, come vedete, piuttosto aspecifici che possono avere all'inizio anche soggetti onestamente con RDS. Però il concetto è che questi pazienti entro le 24 ore iniziano a migliorare e la loro insufficienza respiratoria va incontro ad una sorta di risoluzione spontanea senza la necessità di trattamento con il surfattante, ok? Possono invece aver bisogno della famosa CPAP di cui abbiamo parlato prima. Per valutare la gravità di un distress respiratorio nel neonato pretermine,
termine è giusto, ma neanche non è nato a termine, si utilizza l'indice di Silverman. Vedete che ricorda un po' l'indice di Apgar, se qualcuno di voi ci ha mai messo l'occhio, ma ce lo dovrete mettere per studiare neonatologia, perché tutti voi che poi siete giovani siete tutti nati in ospedale. Cioè, se andate a casa e chiedete alla vostra mamma che indice di Apgar ho avuto, ci sta che ve lo sappia dire, perché in gergo si dice che è il primo voto che ci viene dato alla nascita. Ma allora è normale, è da 8 a 10, va anche bene un 7, però insomma se sei su da 7 in giù non stavi benissimo alla nascita. Però in pratica si tratta di valutare 5 parametri e a seconda, ad esempio, retrazione intercostale, assente, appena visibile, marcata, date un punteggio da 0 a 2 e poi si fa la somma. Vedete sopra c'è scritto un punteggio pari a 10, identifica un neonato con insufficienza respiratoria importante perché avete tutti i parametri nella colonna più grave, invece un punteggio 0 vuol dire che non c'è nessuna insufficienza respiratoria. Ma che cosa ci serve questo? Ci serve per cercare poi di standardizzare la gravità di un'insufficienza respiratoria per poterla trasmettere, non so, ai colleghi quando montano di guardia o se dovete scrivere uno studio per capire qual era la gravità dell'insufficienza respiratoria dei pazienti studiati. Questa è un'immagine radiografica, in realtà insomma capisco che per voi non vi dica granché, in realtà è un'immagine in cui c'è uno scarso contenuto d'aria nei polmoni. E poi l'altra cosa che si vede, questa forse la vedete, una linea continua, viene chiamata in gergo scissurite ed è l'accumulo di liquido tra il lobo superiore e il lobo inferiore del polmone di destra. E quindi è un segno, un punto abbastanza classico della tachipnea transitoria. Queste sono immagini che non commento, sapete che negli ultimi anni, se non sapete ve lo dico io, è diventata estremamente utile l'ecografia polmonare. Per anni si è detto che non si può fare l'ecografia del polmone perché è un organo pieno d'aria, in realtà è così, però facendo l'ecografia polmonare c'è una serie di artefatti che possono essere interpretati perché cambiano tra il polmone normale e il polmone patologico, e sappiate che esistono dei quadri ecografici polmonari che sono diagnostici sia di RDS che di tachipnea transitoria e che possono essere particolarmente utili per ridurre ai neonati l'esposizione alle radiazioni, perché un neonato pretermine con una grave insufficienza respiratoria può farsi anche 30, 40, 50 radiografie, che se ci pensate è tanta roba. Con questo sistema, con l'ecografia polmonare, possiamo di certo ridurre moltissimo l'esposizione alle radiazioni, anche se non siamo arrivati a togliere del tutto, perché con l'ecografia si fa ad esempio molta fatica a vedere dov'è posizionato il tubo endotracheale e noi abbiamo sempre bisogno di essere certi che sia messo bene, e quindi una radiografia se la fa. E anche la collocazione dei cateteri umbilicali non è sempre così, anche se si vedono onestamente quelli, ma a volte non è così precisa. Comunque questa ve la lascio, perché poi ci sono le principali definizioni dei quadri normali. Questo invece è l'RDS e questi invece sono i quadri dell'attacchipnea transitoria. Poi credo che le slide di sotto, boh, ve li chiedete, io ve le lascio, e beh, è interessante perché se leggete tre slide avete un'idea, diciamo, non estrema, ma insomma del succo della situazione, di quanto questo possa essere utile. Tra l'altro, se voi paragonate l'accuratezza diagnostica della LUS, cioè l'angle ultrasound, rispetto alle radiografie, effettivamente hanno un'accuratezza diagnostica che è almeno pari alle radiografie e in certi casi anche superiore. Quali sono in realtà i fattori di rischio per lo sviluppo di una tachipnea transitoria? Vedete, aver fatto un taglio cesareo senza il travaglio, un parto operativo inteso ad esempio un parto con il vacuum o più anticamente con il forcepe, e un'età gestazionale inferiore alle 38 settimane, cioè quei famosi late preterm. Aggiungerei, anche se qui non c'è, il diabete gestazionale. Madri con diabete gestazionale hanno un aumentato rischio di stress respiratorio. Perché questi fattori di rischio sono importanti? Perché durante il travaglio, quando la madre ha le contrazioni che sono dolorose, ha un aumento della secrezione di catecolamine che favoriscono il riassorbimento del liquido endoalveolare. Se queste non ci sono, perché hai fatto un taglio cesareo elettivo,
ecco che aumenta il tuo rischio di avere una tachipnea transitoria, sempre per il problema che c'è un ritardato riassorbimento del liquido alveolare. Ci sono degli studi, questo è uno di quelli, che però hanno anche dimostrato che perlomeno nelle forme più gravi di tachipnea transitoria c'è un deficit, seppure relativo, di surfattante. Un po' di surfattante in meno c'è, anche se non un deficit così marcato come nel caso dell'RDS. La terapia, ossigeno in culla, perché le moderne incubatrici in realtà possono arricchire di ossigeno l'atmosfera che il bambino respira senza cannule, senza niente. Oppure potete utilizzare la nasal CPAP, che sono sempre quelle mascherine o quelle nasal prong che vi facevo vedere, si vedono anche qui. Qui se non si vede moltissimo, però notate che queste qui sono le nasal prongs, no? Ci sono due tubicini e come qui la mascherina, che sono entrambe fatte di silicone. E qui appunto è l'esempio di un grafico. La pressione, vedete, di 5 cm d'acqua, queste onde, quando le onde sono positive indicano che il soggetto sta inspirando e quando sono negative che il soggetto sta espirando. Chiaramente in nasal CPAP il soggetto deve avere un suo drive respiratorio, è lui che respira mantenendo però una pressione costante, in questo caso di 5, e vi ricordo che possiamo arrivare anche a 10, addirittura ci sono colleghi che usano anche pressioni di 15 o ci si è chiesti nella pratica clinica se la tachipnea transitoria richiede una terapia antibiotica. La risposta è no, perché alcuni pensavano che ci fosse di base una componente infettiva, e siccome come vi ho detto c'è un ritardo nel riassorbimento di liquido endoalveolare, ci si è chiesti se la terapia con i diuretici, no, favorendo l'eliminazione di liquidi, potesse ridurre la gravità di questa patologia, che come vi ho già detto però è una patologia che ha una gravità limitata e che ha una evoluzione benefica senza altre terapie che non l'ossigenoterapia o questa nasal CPAP. Ci sono degli studi che appunto fanno vedere che è possibile usare la furosemide, in questo caso è possibile usarlo ma non funziona, tutto è possibile, insomma, non è da usare. Non mi sono espresso benissimo. Ecco, una cosa interessante che io la riporto sempre perché veramente è molto non convincente questo studio, però ve lo faccio lo stesso vedere. È uno studio di un gruppo turco pubblicato nel 2011 in una delle riviste più importanti della pediatria, che è Journal of Pediatrics, rivista americana. Notate che lui tratta un gruppo di soggetti con tachipnea transitoria con il salbutamolo, un blocco dilatatore, ok? Guardate che cosa succede. Prima del trattamento questi avevano una PaO2, cioè la concentrazione di ossigeno di 55, gli fa il salbutamolo e sale a 62. Con l'ossigeno, l'FiO2, che dal 70 mediamente scende addirittura al 21. Francamente è uno studio isolato, nessuno ha mai replicato questo studio perché nessuno si sogna di fare il broncodilatatore ai soggetti con la tachipnea transitoria, però insomma non ci ho mai provato, nella verità, perché non ho neanche il motivo di farlo, perché vanno bene lo stesso, però è interessante vedere come questo potrebbe essere una possibilità. Peraltro nel mio centro, se tu arrivi al 70% ti becchi surfattante, ma molto prima, però in Turchia magari hanno dei parametri diversi. Gli steroidi antenatali, no? Cioè, come si può chiedere? Perché, cioè, siccome evidentemente ci sono donne che hanno necessità di fare la cesarea 34, 35, 36 settimane, no? E io vi ho detto prima, gli steroidi antenatali tra i 24 e i 34. Ma gli steroidi antenatali riducono il rischio di tachipnea transitoria. Il fatto è che non lo sappiamo, perché questo qui è un lavoro su una bella rivista ginecologica che dice che non funzionano. Però c'era un altro che dice che funzionano, e quindi i risultati sono contrastanti, tendenzialmente però, siccome tenete presente che gli steroidi antenatali per la madre non hanno nessun effetto collaterale, per il neonato potrebbero fargli bene, per cui è abbastanza così lasciato alla scelta del ginecologo di farla o non farla a queste età gestazionali. Ecco, aspirazione di meconio.
Se voi sapete che cos'è il meconio, alcuni sì, alcuni no. Il meconio è questa sostanza verde, scura, rischiosa, che rappresenta le prime feci che il neonato emette. E sono così scure e viscose perché contengono bilirubina, contengono epitelio che desquama durante la maturazione dell'intestino, e alla fine questo però a noi interessa perché quando il neonato durante la vita fetale ha uno stress ipossico, immaginate giro di cordone attorno al collo del bambino, iniziano le contrazioni. Quindi quando iniziano le contrazioni si riduce il flusso di sangue al bambino perché ne arriva meno la placenta, tu hai un giro di cordone che normalmente quando non ci sono le contrazioni non è così serrato, quindi ti arriva la stessa quantità decente di sangue, iniziano le contrazioni e quella quantità non è più sufficiente. Tu vai in stress ipossico, sapete no che nelle convulsioni c'è il rilascio dello sfintere per cui si ha una defecazione, giusto? Nel neonato succede la stessa cosa, uno stress ipossico crea un rilascio dello sfintere e quindi voi avete il rilascio di meconio all'interno della cavità amniotica e quindi all'interno del liquido amniotico, ok? Ora, il bambino nasce ed è tutto sporco di meconio, che è quella sostanza viscosa che vi facevo vedere prima, lassù. Frequenza di sindrome di aspirazione di meconio aumenta all'aumentare l'età gestazionale. Perché? Perché la placenta invecchia. Se la placenta invecchia, e oltretutto il bambino aumenta di peso. Quindi la placenta invecchiando è in grado di trasportare ossigeno con più difficoltà al bambino. E oltretutto lui contemporaneamente, essendo più grosso, ne richiede di più. Quindi abbiamo la tempesta perfetta. Tant'è che ad esempio in Svezia, ma anche in Inghilterra, dove le gravidanze possono arrivare anche a 42-43 settimane, in Italia quando tu arrivi, sei incinta, arrivi a 41 settimane, ti cominciano a fare la cardiotocografia un giorno sì, un giorno no, se arrivi a 42 settimane, induzione del parto o addirittura TC, perché non si vuole correre il rischio delle gravidanze post termine. La sindrome dell'aspirazione di meconio è la principessa delle complicanze del post termine assieme al distacco di placenta. Sono due principesse. Infatti, in Inghilterra e soprattutto in Scandinavia, l'incidenza della sindrome dell'aspirazione da meconio è molto più alta che in Italia. Noi le vediamo raramente perché le donne non arrivano mai a 42. Se voi vedete tutte le cartelle cliniche dei miei neonati, non troverete praticamente mai nato alla 40. Il numero potrei trovare 23, 24, ma mai 42. Oppure succede perché la donna che è mal seguita in gravidanza a un certo punto si presenta tardivamente, ma capite, non è la routine. Quello che succede è che c'è questo passaggio, come vi ho detto, nel liquido amniotico del meconio, ma dovete tenere presente che, che il semplice trovare meconio nel liquido amniotico non significa assolutamente che il bambino abbia una sindrome di aspirazione di meconio. Guardate di fatti cosa c'è scritto, che dal 15 al 30% di tutte le gravidanze a termine ha la presenza di meconio nel liquido, cioè non massivo, un po'. E di fatti quando l'ostetrica durante il travaglio, la donna ha rotto le acque, vede che c'è il liquido amniotico tinto di meconio, chiama il neonatologo perché sa che c'è il rischio di sindrome d'aspirazione, ma nella maggior parte dei casi, poi fortuna anche nostra, c'è più del bambino ma anche il neonatologo che è così, insomma, è più rilassato, non avrà la sindrome d'aspirazione di meconio, ok? Perché il reperto è abbastanza frequente, invece fortunatamente la sindrome è piuttosto rara. Il meconio lo possiamo trovare anche nei polmoni dei neonati in assenza di sindrome d'aspirazione di meconio. Lo sappiamo perché a volte purtroppo i bambini muoiono per altre cause. Immaginate una gravissima cardiopatia congenita. Tu fai l'autopsia e trovi che c'è questo reperto che non ha niente a che vedere col quadro clinico del bambino. Quindi sappiamo che trovare del meconio all'interno del polmone è una cosa parafisiologica, come si dice.
Ricordo ad esempio 5 anni fa, 6 anni fa, morì un bambino all'ospedale di Montepulciano, morì finché la madre purtroppo ce l'aveva attaccato al seno. È una complicanza che i pediatri conoscono bene e che appunto chi lo farà come mestiere lo dovrà ben studiare, che si chiama SUPC, la sigla è Sudden Unexplained Postnatal Collapse Syndrome, cioè collasso postnatale inatteso, improvviso e inspiegato, sudden unexplained. E questa povera signora aveva il bambino attaccato al seno e si è assopita, normale, cioè provate voi maschietti a partorire, no? Cioè, nel senso, è una cosa molto molto stancante, si è assopita. Purtroppo quando l'ostetrica, che era stata lì un minuto prima, è tornata dopo 5 minuti, il bambino era morto. Perché vi racconto questa storia triste? A parte che così mi dà l'idea, cioè la possibilità di citarvi questa patologia, però per il fatto che poi quando fu fatta l'autopsia, l'anatomopatologo, avendo trovato meconio nei polmoni di questo bambino, che era stato bene per 36 ore di vita, perché il bambino non è deceduto immediatamente dopo la nascita, ha fatto diagnosi sindrome dell'aspirazione di meconio. E io, che ero inviato dalla regione per parlare di questo caso, gli ho detto: guarda, io capisco tutte le tue difficoltà, che non fai mai autopsie di questo tipo, però c'è un bambino che ha la sindrome di aspirazione di meconio, è un bambino che sta malissimo dalla nascita, che nasce coperto di meconio, che nasce con un liquido amniotico che non è soltanto tinto di meconio, ma che ha un tale contenuto di meconio che viene chiamato addirittura, a me questa roba fa schifo solo a dirla, pappa di piselli, perché cioè, tra l'altro a me la pappa di piselli neanche piace, però avete capito, cioè un conto è dire ho il liquido amniotico con un po' di meconio e comunque una sfumatura verdastra. Un conto è nascere coperto dalla testa ai piedi con sta roba e in grave insufficienza respiratoria, perché non è che stai bene e dopo 6 ore ti viene insufficienza respiratoria, perché il tuo problema è che l'hai inalato questo liquido amniotico, tinto di meconio, cioè il meconio ti è andato dentro i polmoni, ok? Ecco, questa è un'immagine che vi fa vedere un po' meglio quello che succede. Guardate nell'immagine di destra, vedete il meconio che invade le vie respiratorie e che lo trovate anche a livello alveolare. Il meconio è un irritante chimico pazzesco e in più denatura anche surfattante. Questo è un esempio che vi dicevo all'inizio di una insufficienza respiratoria in cui tu non hai un deficit di surfattante congenito. Il deficit ce l'hai perché il meconio ti inattiva il tuo surfattante, e difatti poi parleremo nella terapia della possibilità di usare anche il surfattante. In realtà tenete sempre a mente, sempre per il tempo dell'esame se sarò io a farlo, quindi sono sempre un criterio, neanche più per il matrimonio, ma non c'è prassi, no, perché aspetta, devo stare attento perché lui sta registrando qualsiasi cosa, devo controllarmi. Però ecco, tenete presente, questa roba spero che la cancellerai. Vediamo come va l'esame dopo semmai. Allora, tenete presente che il concetto iniziale era il soggetto ha uno stress ipossico e lui emette il meconio. In realtà lo stress ipossico nelle forme più gravi di sindrome d'aspirazione di meconio è tale per cui si verifica tutta una cascata di eventi negativi che possiamo leggere insieme. In viola, inattivazione surfattante, poi vi ho detto che è infiammatorio, quindi attivazione delle citochine e lo sviluppo, vedete sempre in viola, di una polmonite. Andiamo ancora verso sinistra, costruzione delle vie aeree prossimali, perché questo meconio è corpuscolato, cioè proprio ti può occludere un grosso bronco e tu quel polmone non lo usi, o comunque un lobo. Andiamo ancora di là, periferal way obstruction, quando invece scende più in basso. Quindi, cosa? No. E in più, tenete presente che se il soggetto ha avuto una sofferenza ipossica cronica, possono nascere molto frequentemente con una ipertensione polmonare da un ispessimento della tonaca muscolare. Ok? Io posso avere un'ipertensione polmonare perché ho uno stimolo ipossico di breve durata. In questo caso che cos'ho? Una vasocostrizione banale, non è mai banale, però è banale perché si risolve prima,
dei vasi arteriosi polmonari. Quando io ti do l'ossigeno e ti ventilo, nel giro di poco tempo le arterie si vasodilatano, tornano a una dimensione normale e la resistenza scompare. Ma se tu invece hai un quadro ipossico cronico in cui l'ipossia è costante nel tempo, la vasocostrizione prolungata ti provoca un'ipertrofia della tonaca muscolare, per cui quando tu dopo la nascita gli dai l'ossigeno lo riequilibri dal punto di vista del pH e dell'anidride carbonica, queste arterie non si rilasciano subito perché hanno una componente muscolare troppo grande, hanno i bicipiti forti, non so se mi spiego, no? È chiaro questa cosa? Quindi l'ipertensione polmonare è sempre una complicanza importante, cioè sempre, e purtroppo quasi sempre una complicanza importante della sindrome d'aspirazione di meconio, perché c'è questa ipossia cronica che ha causato sia l'ipertensione polmonare sia il rilascio in utero del meconio nel liquido amniotico. Tra le altre complicanze, vabbè, vedete il distress aspiratorio, lo diamo per scontato, tachipnea, solita polipnea, cianosi, c'è anche lo pneumotorace. Perché lo pneumotorace? Immaginate, è abbastanza facile anche questo da capire, avete il meconio che vi ostruisce metà di un bronco. Voi l'avete intubato alla nascita, perché questi sono bambini che se hanno la sindrome aspirazione di meconio li dovete intubare praticamente sempre alla nascita o comunque entro la prima ora. Gli avete messo giù il tubo, lo state ventilando. Il meconio, che è viscoso, ha ostruito, nella mia ipotesi, per piegarvi, metà del bronco, di un bronco grosso, quindi quello del, facciamo il lobo inferiore del polmone di destra. L'aria entra. Ma poi, durante la fase di espirio, quando l'aria entra perché io ho il ventilatore che insuffla l'aria, però ricordatevi che a un certo punto, quando smette di pompare, la pressione cala. In quel caso lì io ho la pressione di fine espirazione, ma questa è troppo bassa spesso e il bronco si chiude perché è parzialmente già occluso dal meconio. Vi torna o ve lo ripeto? Vi torna, meglio, così non ripeto. Non ti torna tanto. Allora, immaginati di avere un tubo che è parzialmente occluso dal meconio, da una gomma da masticare. Se tu soffi, l'aria entra, ma quando tu hai smesso di soffiare, che cosa fa il bronco? Non ha più il flusso che lo tiene aperto, tende a chiudersi e a quel punto la gomma da masticare occlude tutto. Risultato, il ventilatore butta dentro un tot di miscela gassosa, ma quello che butta fuori è meno, perché c'è l'occlusione durante la fase di espirio del vostro bronco che era parzialmente occluso. Questo si chiama meccanismo a valvola, per cui atto dopo atto si accumula anche una piccola quantità di aria, ma cioè pensate che questi vengono ventilati 60 atti al minuto, in un giorno ci sono 1440 minuti, fate 1440 per 60 e capite che atto dopo atto, dopo un giorno, questo ti si può rompere. Esatto. L'oscillatoria vi è utile in questi casi, perché se vi ricordate, io ve l'ho detto prima, l'oscillatoria butta dentro ma mi tira anche fuori, non è la panacea di tutti i mali, perché lo potete rompere anche in oscillatoria, però lo potete rompere meno. Per quello vi ho messo una slide sull'oscillatoria, perché non è che uscite da qua e sapete oscillare, ci vuole un po' di tempo in più, però almeno sapete che esiste questa strategia che vi aiuta. Questo qui è un quadro radiografico, più che qui si vede lo pneumotorace, lo potete vedere abbastanza facilmente perché questa qui, vedete che questa punta qua è proprio la punta del polmone e la distanza che lo separa invece dalla prima costa è spazio occupato da aria. Un tempo, queste sono le ultime slide, quindi voi siete salvi. Un tempo, quando un bambino nasceva ed era pieno, ricoperto, come vi ho fatto vedere nell'immagine di meconio, anche se stava bene, perché ce ne sono tanti, ve l'ho detto, no? Cioè il meconio per sé non vuol dire che il bambino sta male, anzi fortunatamente la maggior parte dei casi sta bene, ma se aveva talmente paura della sindrome di aspirazione di meconio, che un tempo, se il bambino nasceva ed era sporco di meconio, c'era questo meconio a pappa di piselli nel liquido amniotico, anche se il bambino stava bene, le raccomandazioni delle linee guida ti costringevano ad intubarlo, perché dovevi aspirare con l'aspiratore a muro, nelle
terapie intensive e anche nelle isole neonatali del sale parto c'è il vacuum a muro. Tu colleghi un aspiratore e eroghi una pressione di aspirazione negativa, cioè tu cosa dovevi fare? Dovevi intubare, poi collegare direttamente il tubo endotracheale a questa aspirazione che è molto forte e tirarli via. E dovevi ripetere la manovra un numero indefinito di volte fino a che veniva su meconio. La roba era molto triste perché spesso i bambini stavano bene e tu ti rendevi conto che stavi facendo una cosa che probabilmente non serviva, ma le linee guida quando sono così potenti ti inchiodano, perché se poi non lo fai e il bambino sta male, cioè, capito, esatto, i problemi medico-legali sono dietro l'angolo. Per fortuna poi, a partire dal 2005, poi dal 2010, sono dei bravi colleghi, hanno fatto degli studi dimostrando che se il bambino stava bene, non era necessario fare questa manovra di ripetute intubazioni. Poi altri ancora hanno dimostrato che anche se il bambino sta male, di fatto fare queste continue intubazioni non serve a niente. Per cui queste slide che vi descrivono le precedenti linee guida, vedete, in caso di liquido tinteo, protocollo specifico per l'animazione neonatale e il protocollo specifico era queste ripetute intubazioni, per fortuna non ci sono più. Sono state inizialmente sostituite con le intubazioni soltanto per il neonato che non era rigoroso, e lassù c'è la definizione, ma anche questo, vedete, ci ho fatto una croce sopra con grande soddisfazione, perché anche questo non si fa più, lo si tratta e lo si rianima seguendo le linee guida di qualsiasi altro neonato che oggi non staremo qui a dire. E quindi qual è la terapia della sindrome d'aspirazione di meconio? Gli dovremmo dare ossigeno se necessario, ma vi ho detto dove praticamente sempre lo dobbiamo intubare e ventilare meccanicamente, e possiamo pensare al surfattante. L'antibiotico in questo caso serve perché vi ho detto che dà polmonite chimica, e la polmonite chimica poi lo espone ad aumentato rischio di polmonite batterica. Okay? Poi questi pazienti stanno talmente male che di certo uno non gli viene in mente di risparmiare l'antibiotico a questi. Sono stati fatti, vi dicevo, dei lavori per cercare di capire se il surfattante sia utile o no nei soggetti con l'aspirazione di meconio, perché sapevamo e sappiamo a tutt'oggi che il meconio lo inattiva il surfattante. Però devo dire la verità, gli studi non dimostrano che funzioni, sono studi estremamente vecchi, però vedete fin del 96, Dozza 98, Maturana 2005, pochi pazienti. Nella pratica clinica si tende a farlo quando il soggetto ha una sindrome d'aspirazione di meconio ed è anche pretermine, non so, 35 settimane, 34 settimane. Nei neonati estremamente pretermine non c'è praticamente mai la sindrome d'aspirazione di meconio, l'ipossia alle basse età gestazionali non determina l'eliminazione di meconio nel diagnostico. Questo è sempre lo stesso argomento. Ecco, una cosa che invece è stata provata, è stata quella di fare dei lavaggi bronco-alveolari con una soluzione di surfattante, cioè si prende del surfattante, quello che vi ho fatto vedere prima, il puro surf, lo si diluisce 1:5 con bidistillata, lo si inietta per via endotracheale e lo aspiri subito dopo. L'idea è di cercare di lavare via il meconio che ci sia. Però questo in non tutti i lavori viene trovato efficace e ha un problema, che tu devi fare un lavaggio con un volume molto elevato, da 10 a 15 millilitri chilo in un paziente di 3 kg, sono 45 ml, che tu gli metti dentro le vie aeree. Considerate che lui ha un volume di vie aeree 5 millilitri chilo, quindi in uno spazio dove ci stanno 15 ml di aria tu gli butti 45 ml di liquido, capite che è un disastro. Infatti lo studio più grande che hanno fatto su questo tema in pratica dimostrava che in oltre la metà dei soggetti che ricevevano questa procedura l'intervento era stato, bisognava interromperlo perché il paziente andava incontro ad una gravissima ipossia. Per cui anche se gli studi dimostrano che questo lavaggio alveolare è efficace, di fatto nella pratica clinica non viene utilizzato perché è troppo destabilizzante per dei pazienti che sono gravissimi. Quello che invece si fa
è l'uso degli steroidi, perché c'è il cortisone, si dà cortisone post natale a questi neonati perché, come vi ho detto, c'è una componente di polmonite chimica provocata dal meconio, e quindi almeno con quello riduci il quadro infiammatorio del polmone. Non ci sono anche qui molti studi, questo è uno studio molto vecchio del 2004 che dimostrava che se tu a questi soggetti dai una singola dose di desametasone a 0,5 mg chilo, di fatto si riduce l'oxygenation index, che è un indice di gravità, cioè i soggetti che lo fanno hanno tendenzialmente un oxygenation index più basso di chi invece non lo fa, e questa è una cosa che nella pratica clinica viene fatta. That's all. Se avete domande? Posso fare 3 ore tutte insieme? Lei preferisce? Eh basta, sì, perché almeno vengo qua, parlo e poi vado via. Cioè, se devo venire lui, perché lui ha un'ora sola, mi ha detto. Cioè, io ho detto che se la fermi, in quali venire lo vuoi. Però, così è felice. Perché se gli viene anche quella, sì, perché io pensavo sia meconio. No, ma hai ragione, il meconio è sterile di per sé.
l'ascensore. Ma il dottor Terioso non è una malformazione congenita. No, dico la, il patto. Sai, in teoria le posso fare, però cioè, vediamo, perché magari sono anche cose più interessanti. Scrivetemi. No, perché io questo lo dico perché è proprio un argomento importante per, anche per l'esame di questa medicina. Quindi no, io li ho tutte le no, va bene, va bene. Ricordatevi di iscrivervi se volete Thank you.